Abbiamo deciso di festeggiare comunque un anno di convivenza, comunque di lavori e di recupero di questo stabile e abbiamo deciso di appunto festeggiarlo in una giornata completa, cioè la mattinata, come potete vedere alle mie spalle, si fa una mostra estemporanea pittorica. Molte artisti che hanno già fatto lavori in quartieri sulla base di un'idea che poi abbiamo in comune con loro, cioè il recupero degli spazi, soprattutto quelli abbandonati, quelli lasciati al degrado. Quindi anche sulla base di queste idee in comune loro sono venuti, ci siamo ritrovati e si sono offerti di darci una mano da questo punto di vista e di portare la loro solidarietà. A seguire dalla mattinata ci sarà un pranzo in quartiere, un pranzo sociale, dove già abbiamo invitato tutti gli abitanti del quartiere. Che non sarebbe nemmeno la prima volta che lo facciamo, quindi siamo anche contenti un attimino di creare questa atmosfera di comunità che comunque respiriamo giorno per giorno. E poi la sera un festeggiamento, comunque una festa prevalentemente giovanile, dove ci sarà musica, dove si balla. Il lato di doversi organizzare da sé è sicuramente di non ricevere fondi e il dover andare avanti per autofinanziamento. Quindi noi cerchiamo di organizzare alcune iniziative sociali che ci permettono di raccogliere un po' di soldi, perché ci vogliono anche quelli purtroppo, per continuare magari a fare i lavori di ristrutturazione di alcune stanze dello stabile e quindi ampliare anche la possibilità di altri studenti, altre studentesse che vengono ad abitare qua. Lo stabile quando siamo entrati era completamente vuoto. Quindi tutti i mobili per la cucina, per il bagno, per riempire le stanze sono stati donati soprattutto dagli abitanti del quartiere che, come dicevo prima, hanno dimostrato la loro solidarietà sin dal primo giorno in cui siamo arrivati. Altri mobili un po' cercando su siti online e quindi insomma cerchiamo di organizzarci al meglio, ma non ci stiamo facendo mancare nulla al momento.